Tifosi Viola, un saluto da Leo Firenze, mi scuso innanzitutto per il ritardo con il quale vado a fare questo video, ma chiaramente essendo in curva Fiesole il tempo di venir via, fra una cosa e un'altra, ero in motorino, figuriamoci. Allora, partita questa che, ragazzi, ma se non ci sta l'attacco, ma dove cavolo vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Il problema è quello, e quando cazzo la ritrovi una Juventus in queste condizioni? Ragazzi, se oggi si vince 2-0 non si è trovato nulla. Non sono rubato nulla, si è dominato noi, punto e basta, una squadra in campo, c'era la Fiorentina. Cazzo, guarda che solo ho preso tra l'altro. Vabbè, capito? Cioè, c'era una squadra in campo, la Fiorentina. Due, tre, quattro, cinque occasioni, ma se non ci sa l'attacco, è inutile se giochi bene. È la prima Fiorentina di Montella questa, ve la ricordate? Tanto fraseggio, tanto passaggio, tante cose belle, ma alla fine... Alla fine... E tu facevi un tiro in porta. Szczęsny, gestione palla al piede da prima, non so, da Pulcini. Esordienti da Pulcini. Tre volte dell'imbarazzarli e non siamo stati abili. Peccato, peccato. Ribéry, show Castrovilli, giocatore vero. Per chi ancora non avesse capito, Castrovilli, giocatore vero. Giocatore vero, verissimo. Alcune scelte di Montella non l'ho capite, ero in curva, l'ho premesso all'inizio del video, quindi non lo so. Per esempio, per che cavolo di motivo è uscito Pezzella per Ceccherini e Ceccherini stava per fare la frittata alla fine con Higuaín? Non ho ben capito, non ho capito bene anche l'ingresso di Zurkowski, però cioè, io avrei preferito mettere magari un Vlahovic al posto, cioè metterlo in attacco nel suo ruolo. E invece così è stato. Comunque, nel complesso, bella Fiorentina. Sono contento che sia giocato bene, ma ripeto, senza l'attacco diventa molto, molto, molto difficile. Un saluto da Firenze. Se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate nei commenti qua sotto. Un saluto a tutti, ciao!